Reti, spettacolo, emozioni, giallo finale. La sfida Zico-Maradona ha mantenuto le promesse. Alla fantastica punizione di Maradona in apertura ha replicato Galparoli in mischia. Il congedo dell'Udinese, forse anche quello definitivo di Zico dal pubblico dello Stadio Friuli, è stato di quelli che si ricordano. Ecco la rete del terzino bianconero. Ma non ci sono stati soltanto Zico e Maradona. Ecco per esempio il tiro di Di Agostini che nella ripresa ha portato in vantaggio i friulani. Una punizione di classico stampo sudamericano. Poi il giallo della rete del 2-2, segnata forse con la mano da Maradona. Ma ascoltiamo i protagonisti al microfono di Claudio Coiutti. Meritavamo una vittoria eclatante, 4 pali, parate eccezionali da parte di Castellini, molte occasioni perse e naturalmente ci è sfuggita anche la vittoria che avevamo acciuffato con una bellissima punizione di Agostini. Come ho detto, ci è sfuggito per un'occasione abbastanza dubbia nell'occasione del secondo gol del Napoli. E penso che l'Udinese quest'anno, in questa partita, ha dimostrato che è stata pregiudicata tante cose che vediamo tutti, che è impossibile tu sudare tutta la settimana, lavorare, fare un grosso impegno per arrivare a domenica, viene uno incapace e ti frega 2 punti, frega tanta cosa altra, è una cosa terribile. Un'ultima domanda, Zico, se tu non torni in Brasile e rimani in Italia, rimani con l'Udinese in contratto per 1 anno, ma se una società italiana ti offrisse un contratto per 2 anni, andresti? Io non dico mai che no, io sono un professionista, bisogna studiare tutte le possibilità. A me la prima ipotesi è sempre tornare in Brasile, dopo se possibile rimango volontario in Udinese, però nel futuro nostro non si sa mai.